Ciao, vi siete mai chiesti perché avvengono fenomeni di questo tipo? La risposta a questa domanda è data dalla presenza di cariche elettriche da cui ne deriva la proprietà di elettrizzazione della materia. Ciò era noto sin dai tempi dell'antichità. Infatti, il termine elettricità deriva proprio dal termine greco dell'ambra, electron. Esistono due tipi di cariche elettriche. Quelle positive, rappresentate dai protoni dell'atomo della materia. Quelle negative, rappresentate invece dagli elettroni. All'interno di ogni corpo vi è equilibrio tra le cariche. Questo proprio perché vi è la stessa quantità di cariche positive e negative. Solo nel momento in cui si rompe questo equilibrio abbiamo la netta evidenza dell'esistenza di queste cariche all'interno della materia. Esistono tre tipi di elettrizzazione: elettrizzazione per contatto o per conduzione, elettrizzazione per strofinio, elettrizzazione per induzione. A questo punto dobbiamo però chiederci se un corpo sia elettrizzato o meno. La risposta a questa domanda è affermativa dal 1700. Anno in cui fu inventato l'elettroscopio, che è appunto un rilevatore di carica. Recipiente di vetro con il relativo coperchio, filo di rame, carta stagnola, palloncini, lana, forbici, scotch. Bisogna innanzitutto intagliare il coperchio in modo da poter inserire il filo conduttore, che in questo caso è il fil di rame. Otteniamo quindi questa struttura. A questo punto ricaviamo da un foglio di carta stagnola due sottili lamine e la restante parte la useremo per realizzare la sfera conduttrice. Dopo aver ricavato le due lamine, le inseriamo una per volta nel filo conduttore. Posizioniamo il coperchio sulla superficie del recipiente. Inseriamo inoltre la sferetta conduttrice nell'estremità superiore del filo conduttore. Ed ecco pronto il nostro elettroscopio. Non ci resta che verificarne il funzionamento. Per farlo occorre elettrizzare il palloncino per strofinio con la lana. Strofinando meccanicamente i due corpi inizialmente neutri, succederà che gli elettroni liberi passeranno dal panno di lana al palloncino. In questo modo il palloncino si caricherà negativamente. Una volta avvicinato il corpo carico alla nostra sferetta conduttrice, quest'ultima si polarizza per il fenomeno dell'induzione elettrostatica. Essendo sia la sferetta, sia il fil di rame, sia le due lamine in alluminio costituite da materiali conduttori, vi saranno degli elettroni liberi che, sollecitati dalla presenza del corpo carico negativamente, assumeranno una nuova disposizione. In particolare saranno attratte dal palloncino le cariche positive che si disporranno proprio sulla sferetta, mentre le lamine di alluminio dapprima neutre si caricheranno entrambe di una carica dello stesso segno. E poiché due cariche dotate di segno opposto si attraggono mentre quelle dotate dello stesso segno si respingono, le due lame divergono. Bisogna sottolineare che maggiore sarà l'angolo formato dalle due lamine, maggiore sarà stata la quantità di cariche presente nel corpo che è stato avvicinato.